Il sadomasochismo è una categoria eterna dell'uomo, c'era il tempo di De Sazio, oggi eccetera eccetera, ma non è questo che mi importa, cioè mi importa anche questo, ma il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, cioè una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto, e quindi vale in realtà per tutti i tempi, ecco. Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesto soprattutto il potere di oggi, ognuno odia il potere che subisce, quindi io odio con particolare veemenza il potere di questi giorni, oggi 1975, è un potere che manipola i corpi in un modo orribile che non ha niente da invidiare la manipolazione fatta da Himmler o da Hitler, li manipola trasformandolo nella coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. Ecco, sono i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Per esempio, ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i romani. Ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere. È il cadavere di se stesso che vive ancora biologicamente ed è in uno stato di imponderabilità tra gli antichi valori della sua cultura popolare romana e i nuovi valori piccolo-borghesi consumistici che gli sono stati imposti. E allora questo tipo di cambiamento ha diffuso tra gli italiani una ideologia, l'ideologia dell'edonismo consumistico, che è un'ideologia a suo modo magari stupidamente laica e razionale, ma stupidamente laica e razionale, miope, ristretta, cioè questa ideologia tocca tutti gli italiani, un intellettuale compreso, anch'io in un certo senso, senza volerlo partecipo a questa ideologia. Perché anch'io sono contento di avere una macchina, oppure di spingere un bottone e di avere il riscaldamento, non so come dire, anch'io in un certo senso tendo ai beni superflui, soltanto che io mi salvo da tutto questo attraverso la cultura, eccetera, eccetera, cioè sono un privilegiato in questo, ecco. Però le enormi masse degli italiani invece sono cadute in pieno in questo meccanismo, sono caduti dei valori e sono stati sostituiti con altri valori. Sono caduti dei modelli di comportamento e sono stati sostituiti da altri modelli di comportamento. Questa sostituzione non è stata voluta dalla gente, dal basso, ma sono stati imposti dal nuovo potere consumistico, cioè la grossa industria italiana, plurinazionale e anche quella nazionale dell'industria Lotti, voleva che gli italiani consumassero in un certo modo e un certo tipo di merce, e per consumarlo dovevano realizzare un altro modello umano.